Dal 20 al 22 marzo ritornano le giornate del FAI, la 23esima edizione se non sbaglio. Vogliamo illustrarla, ecco, come si svolgeranno queste giornate nel nostro territorio? Sì, intanto siamo particolarmente lieti perché quest'anno facciamo due viaggi, un viaggio sicuramente nei beni ma anche un viaggio nella storia, perché abbiamo accettato l'invito del prefetto a intitolare questo percorso alla Prima Guerra Mondiale, visto che decorrono i 100 anni dal 1915. E quindi abbiamo tre percorsi ovviamente, perché apriamo sia ad Agrigento, sia a Porto Empedocle, poi a Favara e a Palma Montechiaro. Ad Agrigento cominciamo dal Palazzo della Prefettura e Provincia, dove ci sono tante mostre, una la inauguriamo adesso e poi proseguiamo. La chiesa di San Pietro e poi le cappelle chiaramontane, la casa di Pirandello e poi sopra al collegio dei Filippini, fino ad arrivare attraverso il circolo Empedocleo anche al palazzo di città e la chiesa di San Lorenzo Purgatorio, che è legata ai temi appunto di Girgenti 1915. Tanti beni appunto anche in provincia, ricordiamo a Palma Montechiaro il palazzo Ducale, palazzo Capisi, palazzo Fanara e tanti altri beni anche a Favara e poi anche a Porto Empedocle, torre Carlo V e poi la Capitaneria di Porto, con tante sorprese perché viaggiamo verso i 150 anni delle Capitanerie. Intanto sono onorata di aver potuto tagliare questo nastro e mi sento anche particolarmente emozionata, non solo perché ritengo che il FAI sia l'associazione che tutela in qualche modo i paesaggi ma anche i luoghi, non solo del cuore ma della concordia. Se noi guardiamo alla concordia come ad una comunanza di cuore, cum concordis, appunto questo avere un cuore comune verso i beni che testimoniano e simboleggiano la bellezza. Sono state dette cose importanti, preziose, che collegano il valore inestimabile della bellezza ad un contesto socio-economico che vede proprio le possibilità di sviluppo nella valorizzazione della bellezza. Ma vorrei anche aggiungere come in questo momento, che è il tempo in cui abbiamo assistito alla distruzione delle statue nel museo di Mosul, e allora noi ci rendiamo conto di quanto importante sia portare avanti l'idea della bellezza collegata alla storia, esattamente come sta avvenendo in questa scelta del FAI quest'anno, luoghi che ricordano il centenario della Grande Guerra, perché evidentemente guardare alla storia e guardare alle nostre radici significa recuperare attraverso la memoria della bellezza il senso del futuro, perché questo futuro ci possa essere concesso lontano da qualunque forma di battaglie e nella piena consapevolezza che intorno ai valori etici ed estetici si possa costruire una cittadinanza globale che abbia al suo centro una persona umana. Grazie signor prefetto anche per questa splendida opportunità e grazie a tutti i giovani. Il documento che sto per leggere parla della condizione della donna e del suo ruolo che aveva poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, quindi siamo nel 1915. Nell'imminenza dello scoppio delle ostilità, il 23 maggio 1915, il sindaco Emanuele Costa emanò un proclama con il quale invitò la cittadinanza ad aderire ad un comitato di mobilitazione civile. Il comitato venne immediatamente costituito e suddiviso in sei sottocomitati, del quale uno era composto solo da donne.
Si trattò dell'Alleanza Femminile, che venne presieduta dalla moglie del prefetto, signora Maria Fauzone di Nucetto, sposata Gai. Compito dell'Alleanza Femminile fu di garantire l'assistenza ai feriti, ma questo fu un aspetto poco attuato, poiché la lontananza dal fronte fece sì che in città giungessero pochi militari in condizioni di salute tali da necessitare di una costante assistenza. Un altro compito di rimarchevole importanza fu quello dell'assistenza alle mogli dei richiamati, specialmente di quelli in stato di gravidanza. A ciò l'organismo femminile assolse con la fornitura di pastina glutinata e di latte. Parecchio impegno richiese la costituzione di un asilo ricreatorio per l'educazione e l'assistenza dei figli dei richiamati. Una funzione importantissima, almeno nei primi mesi di guerra, venne svolta poi per il confezionamento di indumenti da fornire ai militari al fronte. Si trattò di accessori come calze, guanti, pettorali, pezze per i piedi, sciarpe o passamontagna, tutti quei complementi delle uniformi che potessero servire ai soldati per proteggere il loro corpo dal freddo intenso che c'era alle altitudini in cui si svolgevano le operazioni. Cominciò dunque un lavoro febbrile di preparazione di tali indumenti e fu proprio la prefettura l'alloggio del prefetto, il quartier generale in tutta l'attività dell'alleanza. E d'altra parte non poteva essere diversamente, dato che il presidente del sodalizio era la moglie del rappresentante del governo. Il 4 ottobre del 1915 l'alleanza femminile fu già in grado di consegnare ben 880 capi di vario genere al distretto militare, che poi provvide a farli prevenire alle truppe in zone di operazioni. L'attività di confezionamento di accessori di abbigliamento per i militari proseguì fino a quando non cominciò a funzionare a regime la commissione provinciale per gli indumenti militari, divisa in sottocommissioni locali, prevista da un decreto luogotenenziale dell'agosto 1915. Tale commissione affidava l'allestimento degli accessori alle famiglie dei richiamati che fossero nelle condizioni di poterlo fare. Fu anche un modo di contribuire al loro mantenimento, dato che ciascun capo che veniva confezionato veniva regolarmente retribuito. Via via che la commissione avviò la produzione, l'alleanza femminile allentò il proprio lavoro in questo settore, dedicandosi alle altre attività assistenziali. Ci si è messi assieme. Mi riferisco alla prefettura, mi riferisco al FAI, mi riferisco alle scuole, ai ragazzi. Credo che il significato principale sia questo, collaborare in relazione a questo evento importantissimo che sono le giornate del FAI. E poi è palestra per prossime, future e continue collaborazioni. All'interno comunque delle giornate del FAI avevamo già concordato tempo addietro, abbiamo inteso valorizzare poi per quel particolare che dirò, valorizzare questo alloggio con una mostra legata anche con la prima guerra mondiale. Il FAI ha sapientemente messo assieme le due cose. Questo alloggio perché? Perché, come è stato letto ed è già stato raccontato prima, durante la Prima Guerra Mondiale nell'alloggio della dottura c'era un po' il centro di quello che era questa alleanza femminile, una delle varie associazioni che davano una mano relativamente a tutti i problemi legati alla conduzione e anche alle sofferenze della Prima Guerra Mondiale. C'era la moglie del prefetto, presidente di questa associazione, con particolari attività, uno dei quali era quello proprio di indumenti poi da far portare al fronte. Thank you.
Thank you.